sì, non succede, non, ma se succede, non succede, ma se succede, non succede, ma se succede. Estou aqui. Cristiano Ronaldo alla Juve. E si vedono i fegati che stanno scoppiando da tutte le parti, mamma mia, mamma. Sembra sia arrivato per 105 milioni. Piccolo sconticino confronto alla clausola di 1 miliardo che avevano. 30 milioni all'anno all'ingaggio. Abbiamo preso, ragazzi. Lo abbiamo preso! Oh la la. Oh la la la. Oh yeah. Oh la la, baby. Yeah. E non finisce qui, diceva Corrado Mandoni. Non finisce qui. Perché sicuramente arriveranno altri acquisti. Io sto sperando Marcelo. Puntato in faccia un caldo, come potete capire. Sto sperando Marcello tantissimo. Voglio Marcello alla Juve, Marcello alla Juve. Oh, mannaggia, stanno accostando tanti di quei nomi e vedremo che deve arrivare. Sentito proprio ieri Theo Hernandez, sempre dal Real Madrid. E certo, noi facciamo la spesa del Real Madrid come il Chelsea fa la spesa da noi, no? Che stanno dicendo che il Chelsea vuole, Sarri vuole Higuain, Rugani, Caldara, chi era l'altro che voleva, aspetta, ne voleva un altro, Rugani, Caldara, forse Mandzukic, tutti da noi si devono prendere. Il Milan, l'ultima stronzata che stavano dicendo per Bonucci, ma rimanesse dove sta Bonucci, per favore. Vorrebbero dare Bonucci alla, che poi vi spiego che da una parte conviene anche, attenzione, Bonucci ridarcelo a noi alla Juve, no? In cambio di cambio di Higuain, più soldi, ma per carità, ma per carità, più soldi no, Higuain alla pari secondo loro, Bonucci per Higuain, come no? Mi danno una fortuna di differenza per Higuain. Se proprio devo privarmi di Higuain, preferisco che vada al Chelsea, non al Milan, sinceramente. Anche se preferirei tenerlo Higuain. Perché è sempre meglio aumentare il giocatore di squadra, non sostituirli. Visto che può fare il turnover con Cristiano Ronaldo, può fare il turnover con Higuain, può farlo con Mandzukic, con Diva, perché può giocare in diverse posizioni. Quindi non vedo perché dovrei rinunciare a uno quando potrei tenerne. Comunque, detto questo, la notizia ha spopolato, la notizia di Cristiano Ronaldo alla Juve ha fatto esplodere un sacco di fegati sul web, ragnanti juventini che non ci credevano. Io sono uno di quelli, onestamente non ci, fino alla fine non ci credevo. Ma quando non ho visto l'annuncio non ci credevo. Infatti molti hanno comprato la maglia prima, io ne ho comprata proprio l'altro giorno, mi è arrivata solo ieri a me. Per quello sto registrando solo adesso questo video che andava fatto un po' di tempo fa, perché mi è arrivata solo ieri. Tanto ancora il campionato non è iniziato, tanto abbiamo visto la prima amichevole, un'ottima prova, anche con una maggioranza di primavera, doppietta di Favilli col Bayern Monaco.
Bella prestazione, bella partita. Ma torniamo a noi, dicevo, sul web è esploso il web e siamo qui anche per vedere un po' la reazione del web alla notizia di Cristiano Ronaldo alla Juve. Quindi vediamo i meme più belli. Naturalmente, uno dei primi a intervenire su questo acquisto di Cristiano Ronaldo da parte della Juve è stato il primo a raccogliere. Uno dei primi ad accogliere all'arrivo all'aeroporto Cristiano Ronaldo è stato l'Apoelkan. E cosa gli ha detto secondo voi? I primi tre tiri te li faccio fare io. Oh, no. Quando ragazzi sono state le prime voci di Cristiano Ronaldo, all'inizio nessuno ci credeva, no, non era voce di qua, voce di là. Alla fine c'è stata la conferma, bene, è arrivato. Nessuno se l'aspettava, è arrivato il sì di Cristiano Ronaldo, proprio lui, quello che usava lui. Ma in un primo momento, noi eravamo sicuri che ha acquistato Cristiano Ronaldo. Ma insomma, l'ha acquistato. Questa è bellissima. Cristiano Ronaldo Malgioglio. Questa non si può vedere. Sono tre fenomeni in uno. Cristiano Ronaldo. Faccia che fai quando ti dicono che Ronaldo è arrivato in Serie A e quest'anno si giocano 300 euro al Fantacalcio. Incredibile! Cristiano sopra e Cristiano Ronaldo sotto, musulmano Ronaldo. Non ho parole, non ho parole, ma che si fumano sul web? Che roba gira sul web? In tutti i sensi. Oh, e anche a Napoli non hanno voluto essere da meno, quindi anche loro rispondono a Cristiano Ronaldo, anche loro con il loro Cristiano, naturalmente Margioglio. Questa operazione a chi si dà il merito, naturalmente a lui, a Marotta. Ci sono queste ragazze che hanno deciso di darmi di ringraziare in questa maniera, sbatucchiandoselo tutto. Ah! Leppone! E ancora, quando chiami Ronaldo per dirgli che di Cristiano Superstar in Italia, ce n'è solo uno, e sei tu! E mi sono innamorato, ma di tuo marito. E ancora, ultimo ma non ultimo, Marotta, perché ha acquistato Ronaldo, il vero motivo. Dopo la finale che abbiamo perso i rigori, ha pensato, perché combatterlo se puoi comprartelo? E allora, se lo siamo accattato. E già che ci siamo, volevo rispondere a una cosa io, volevo chiarire un cazzo di fatto che continuo a sentire, mi sto nervosendo. Il fatto degli operai sì, della Fiat che hanno scioperato perché hanno comprato Cristiano Ronaldo e invece hanno mandato gli operai in cassa integrazione. No, a parte quelli che hanno iniziato quello sciopero, erano 5 operai napoletani, guarda caso, che erano stati licenziati prima per motivi disciplinari. Ma non abbiamo questo fatto. La Juventus, chiaro, l'azienda Juventus, la Fiat, la Chrysler, quella là, la Ferrari, sono tutte aziende. Sono riconoscibili sia il gruppo Exor, che è proprietà degli Agnelli e degli Elkan, ma sono tutte aziende a sé, ogni azienda ha la sua cassa.
un'azienda la sua dirigenza, la sua consiglio amministrazione. Chiaro che loro controllano tutto, ma non possono prendere i soldi da una parte e metterli da un'altra. Quindi non esiste mai da nessuna parte che prendono, buttare a terra il microfono, che prendono i soldi dalla Fiat e ci pagano Ronaldo. Non esiste proprio. Lo guardo proprio. Capito o no? Che proprio una cosa mi ha fatto proprio uscire le gambe di quando ho sentito questa cosa qua. Proprio non si può sentire questa cosa. Ma no, proprio non so cosa andare questa cosa. Prendiamo un'altra luce, sono più bello illuminato così. Faccio paura. Fa paura Cristiano Ronaldo. Lui. E qui, signori. Beh, che dire? Ci possiamo le altre amichevoli questa settimana. Video già di una bella lunghezza, così fa 10 minuti. Vi do appuntamento alla. Adesso sono tutte amichevoli, non è il caso di fare altri video. Ci saranno altri video di altro genere. Per i video sulla Juventus, vi do appuntamento alla prima giornata. Che si chiama una pubblicità qua alla prima giornata di campionato che sarà la data d'agosto. Vedremo Ronaldo in campo. Ronaldo. E commenteremo già dalla prima partita. Commenteremo Ronaldo. Bene, io vi invito a seguirmi sui miei social che vedete qui sopra la mia capoccia, questi tre. Vi invito a, se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale. Iscrivetevi a sto canale, direi per mano, ma che cazzo, nessuno si iscrive a sto canale. Siamo pochissimi, aumentiamo, dobbiamo crescere, dai! Cresciamo con sto canale, e mena! Io non più se non mi iscrivi adesso, aspetta qua. Mena! Forza, iscrivetevi! Non lo so. Mettete mi piace al video, condividete, attivate la campanella così non vi perdete neanche un video, del genere. Vale sempre l'iscritto ricambia, eh? Se ti iscrivi al mio canale, scrivi sotto iscritto, io mi iscriverò al tuo canale. È chiaro? Chiaro? Sì. Vi do appuntamento avevo già detto al prossimo video. Saluto. Forza Juve, fino alla fine. Forza Juve, ragazzi!